Let's go! Bentornati, ovetti, sul disco Indaco di Pokémon Scarlatto. Nello scorso episodio siamo entrati nel Club Lega, o meglio, nella stanza del Club Lega. E oggi andremo in camera nostra con Rubra per andare avanti con la storia. Sbaglio o è molto simile alla camera che abbiamo all'Accademia Arancia? Quindi è questa la tua stanza? La maggioranza degli studenti dell'istituto vive nel dormitorio, sai? Come ti sembra rispetto alle stanze dell'Accademia? È molto più blu! Siamo all'istituto Mirtillo, per forza è blu. Se ti capita, puoi venire a vedere la mia. Ah, quasi dimenticavo, ci sono delle cose che devi sapere. A proposito di Aris e di Riri, parlami di Riben. Riri è... beh, l'hai visto anche tu, no? Di questi tempi mi fa paura. Da quando è tornato da Nordivia sembra un'altra persona. Si allena nelle lotti ogni giorno, rinunciando pure a dormire. È diventato davvero forte, quel marmocchio. Aris era il numero uno dell'istituto, ma Riri l'ha battuto. Adesso è a capo del Club Lega e campione della Lega Mirtillo. Immagino sia molto occupato, ormai non mi parla quasi più. Ma sarà entrato nella sua fase ribelle, ne sono certa. Riben sarà pure cambiato, ma io vorrei che tu... vorrei che rimanessi suo amico, ecco. Ok. Grazie. C'è un'altra cosa che dovevo dirti. Aris? Zè, di Aris non c'è proprio da fidarsi. A prima vista sembra un fannullone qualsiasi, ma è sempre lì che trama qualcosa. Mi fa venire un nervoso, è un cretino. A lezione non viene quasi mai, ed è già stato bocciato 3 volte. Insomma, con lui non devi mai abbassare la guardia, hai capito? Adesso devi andare alla a incontrare Aris in mensa, no? Ti accompagnerei, ma ho una tesina da finire entro oggi, altrimenti sono guai. Ti stai per... non è laureare? È diplomare, credo sia? Boh, chi lo sa. Comunque, sarei contenta se entrassi anche tu nel Club Lega. Ma se Aris si azzarda a dire qualche scemenza, non esitare a dargli una botta in testa. Letteralmente? Un secondo prima di andare in mensa. Mi avete detto che non vi piacciono i miei capelli. È molto ironico detto da me, lo so. Del personaggio, intendo. E sembra che io possa, esatto, andare all'entrata. Quindi vado giusto un attimo a cambiare stile di capelli per poi andare subito in mensa. Ah, vero. Devo anche controllare una cosa. Com'è che... no, non Coraidon, perfetto. Volevo vedere i vestiti che ci ha dato Aris alla fine dello scorso episodio, perché se sono belli li vorrei mettere. Ah, no, assolutamente no, a questo punto... a questo punto, l'uniforme invernale ha senso, per il clima attuale, nel nostro mondo intendo, quindi uniforme invernale sia. Com'è che... no, non Coraidon, devo premere Y, ok? Com'è che volo fuori da Unima? Con L? Ok, perfetto, vado a cambiarmi i capelli. Eccoli qua! Questi sono tutti i capelli di Nordivia e del DLC Disco Indaco. Ovviamente andremo per qualche capigliatura nuova, ma... Sembra Mozart, cioè come viene... Vi prego, no! Vi prego, assolutamente no! C'è qualcosa di decente? Non c'è niente di decente per i capelli! Va bene, questo non è male, se non ci fosse quel coso dietro, altrimenti... altrimenti l'avrei messo subito. Datemi un attimo. Sapete, mi sa che questo non è affatto male. Corti e spettinati sì, allora. Vai. E siamo tornati all'istituto Mirtillo. Cosa molto rapida e anche molto importante, giuro, non lo sto facendo per temporeggiare, ma ho cambiato alcune mosse del mio team. Ho messo Fango Bomba su Glimmora, perché serve una mossa che non colpisca anche i miei Pokémon. Ho dato protezione ad Armarouge, perché Palla Ombra non credo serva per adesso, e abbiamo bisogno di un modo per difenderci, visto che ci sono lotte in doppio, e abbiamo Terremoto su Baxcalibur. A tal proposito, Falso Finale non serve più, quindi geloscheggia, mentre Paimon le ho insegnato Vento in Coda, perché mamma mia quanto sarà comoda da usare Paimon. Adesso possiamo andare in mensa per andare avanti con la storia. Ah, vero, devo andare ai tornelli. Chiedo scusa, signorina. Mensa scolastica.
Ci hanno detto che possiamo usare i PM per comprare roba, appunto. Quindi, vediamo un po'. Pizza, ok, ci può stare. Patatine, ok. Il menù scolastico non è leggermente non bilanciato. Abbiamo una ciambella con budino sopra. Delle... Putin, credo che sia. Poutine si scrive, mi raccomando. Ramen e jelly beans. Ok, va bene. Aris. Yo, Tonks. Non startene in piedi. Su, siediti. È la prima volta che vieni in mensa, no? Fidati del vecchio Aris. Prendi il menù scolastico. No, per niente. È tutta roba morbida. Non serve nemmeno masticare. Ti conviene masticare altrimenti ti strozzi? Mi sembra di sentire mia madre. Tonks, sei forte coi Pokémon, giusto? Con un talento come il tuo, puoi benissimo puntare all'apice delle leghe Mirtillo. Sarebbe da sbellicarsi se uno studente del programma di scambio diventasse primo in classifica, no? Perciò mi piacerebbe proprio che partecipassi alla Lemi. Ci stai? Mi sa che devo per forza, quindi. Oh, avete deciso di onorarci della vostra presenza? Wow, il campione! Ci sono anche Super 4. Aris, che volevi dirci? Niente di particolare, siamo in mensa, no? Vi ho solo invitati a mangiare un boccone insieme. Rilassati, su. Che spreco di tempo. Se hai tutto questo tempo da perdere, perché non lo usi per allenare i Pokémon? Magari riusciresti pure a battermi. Acch, mi ha respinto. Non vuoi concedere l'onore di condividere il pasto neppure al tuo amichetto qui presente? Che faccia che abbiamo? Eh? Tonks? Quanto tempo, Riben? Che ci fai tu qui? Ah, non lo sapevi? È qui per il programma di scambio. È vero? Sì, è così. Il preside Bluebert l'ha presentato anche a me quando era all'entrata. Io e lui siamo già pappa e ciccia. Già che c'ero, l'ho invitato a entrare nella Lemi. Ottima idea. Già brucio dalla voglia di lottare contro di lui. Cos? Uno studente di un'altra scuola nella Lega Mirtillo. Non se ne registrano precedenti. Esatto! Certamente Tonks è in gamba, ma da qui a farlo entrare nella Lega Mirtillo? Ah, che pizza! Siete proprio due guastafeste! Frequenta le nostre lezioni e ha un alloggio nel nostro dormitorio. A rigor di logica dovrebbe essere uno di noi, no? E poi qui teniamo in gran considerazione l'autonomia degli studenti. Mettiamo la cosa ai voti. Io ovviamente sono favorevole. Tu, Rupi? Mi dispiace, ma le regole sono regole. Io sarei contraria. Piros? Eh? Ma sì, perché no? Se è qui, vuol dire che è uno studente come noi, no? Erin, tu che mi dici, eh? Mi attengo alle regole, pertanto esprimo voto contrario. Due a favore, due contro. Bene, dunque, qual è il parere del nostro stimato campione della Lemi? Per me non fa differenza. Chiunque sia il mio avversario, io non mi faccio battere. Allora è deciso. Ah, Riben. Aris, non ci siamo per niente. Mi spiace, Tonks. Volente o nolente, ora fai parte della Lemi. E comunque è solo una questione di prospettiva. Può essere un modo per riavvicinarti a Riben, no? Non preoccuparti, ti starò dietro io. Aris? Adesso che abbiamo deciso, dobbiamo ufficializzare la cosa. Andiamo a parlare con la tipa all'entrata. E ci devo andare manualmente? Ok, qual è il problema? Ci posso andare da qua, vero? Ok, mi scusi, devo andare nell'ascensore al posto di fare un quick travel. No. Il problema è che è notte. A me non piace giocare quando è notte perché le miniature sono troppo scure. Cosa posso fare per te oggi? Vorrei iscrivermi alla Lemi. Sono spiacente, ma in quanto studente del programma di scambio non risulti come irregolarmente iscritto all'Istituto Mirtillo?
Ah, per quello non c'è problema. Noi su per 4 abbiamo già dato l'ok seduta stante. Perdonami, Aris, ma capirei che non posso semplicemente fidarmi delle tue parole. È come dice lui. Ho dato a Tonks il permesso di entrare nella Lemi. Se lo dice il campione, non ho obiezioni. Dammi un secondo, faccio subito. Riben che mi salva da un impiccio. Questa sì che è nuova. Ho come l'impressione che tu stia tramando qualcosa alle mie spalle. Ma non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di lottare contro Tonks. Ehehe, meglio così allora. Tonks. Non azzardarti a perdere prima di arrivare a me. Ce la metterò tutta. Perfetto. Quando mi raggiungerai, ti farò vedere che non sono più quello di una volta. Riri, non dovresti usare questo tono con Tonks. Tu stanne fuori, Rubra. Aspetto con ansia la nostra sfida. Ci sarà da divertirsi. Mi dispiace, Tonks. Riri è stato odioso, vero? Anch'io non gli parlavo da tanto. È diventato proprio antipatico. Beh, dopo tutto il nostro stimatissimo campione non può perdere tempo con noi comuni mortali. Aris, sei tu che hai trascinato Tonks nella Lega Mirtillo, vero? Scherzi? È stata una sua idea. Vero, Tonks? Oddio, metterlo nei guai con Rubra, vai. No, vedo l'ora di partecipare. È questo che si intende, visto? Smania per la voglia di lottare. Ma non mi convinci per nulla. Comunque, ormai che ti sei iscritto, metticela tutta. Anch'io farò il tifo per te. E per favore, cerca di aiutare Riri. Mi scuso per l'attesa, ora sei iscritto. Oh, tempismo perfetto. Ora Tonks può competere nella Lega Mirtillo. Di solito si comincia sfidando altri studenti qualsiasi per scalare man mano la classifica. Ma visto l'appoggio che ti hanno accordato i Super 4 e il preside Bluebert, potrai cominciare direttamente dalle posizioni più alte. Fin dall'inizio ti sarà permesso di sfidare i Super 4 nelle loro basi, situate nei 4 settori del Bioterrarium. Registrerò la posizione, grazie mille, cara. Anche se sono nelle arene dei 4 settori, quindi facilmente trovabili. Ecco qui. Credo che Pyros sia il 4º Super 4 per rango. Rupi la terza, Erin la seconda e Aris il primo. Ma adesso controlleremo perché voglio andare appunto in ordine. Ho bisogno di PM, credo ne servano o 50 o 100. Bene allora, fatti valere nella Lega Mirtillo. Vorrei però, ripeto, controllare alcune cose. Inizia pure da chi vuoi, la scelta è tua, fratello. Prima di lottare con noi Super 4, ci saranno dei giochetti da fare. Sarà uno spasso, vedrai. Dai, ti aspetto nel Bioterrarium, fratello. Controlliamo subito allora, vediamo, cominciamo da Pyros a vedere la descrizione. Quinta A, ok, no, io volevo sapere le posizioni. Ah no, non è quinta A, sono stupido, è quinta posizione, ok, quindi è... Ah, Eris, Eris? Ho sbagliato. Erin, ok, perfetto, è la quarta, quindi Rupi è la terza e Aris è il secondo. Tanto per sapere, viene da Zondopoli. Città di Unima. Vengono tutti da Unima, per caso? Tu vieni sicuramente da Coso, no? Viene da Austropoli. Pensavo che arrivasse dalla città di Aloè. Ok, va bene, chiedo scusa. Dove sei tu? Eccoti qua, perfetto. Allora, tu sei la terza. Vieni da Sciroccopoli. Ok? Mentre tu vieni per forza. Dai, esatto, da Boreduopoli. Ha senso che Aris, specializzato nei tipi drago, Aris Tide, venga appunto da Boreduopoli. Quindi va bene così. Abbiamo il tempo di cominciare a fare un... Ok, episodio un po' più lungo? Sì, non importa, andiamo subito da Pyros. Perché voglio affrontare almeno un Super 4 oggi. Ci saranno quindi dei tagli in questo video, escludendo i dialoghi che sarò costretto a leggere. Ho curato rapidamente il mio team e adesso... Voglio controllare una cosa. No. Tasto destro, giusto? Sì. Queste sono le ricreatività. Possiamo catturare Pokémon, fare delle foto ai Pokémon selvatici, sconfiggere Pokémon in lotta autonoma. Quindi ci sono modi per... Va bene questa? Non va bene? Perché non va bene? Ero sicuro che andasse bene. Devo essere più centrata. Così va bene questa? Ok, dovrebbe contare.
Ho fatto la foto a un Pokémon se... Ah, mentre nuota! Ok, quindi devo trovare un Pokémon che stia nuotando. Sono dovuto andare nel settore costa per poter fare una fotografia. Però adesso... Click! Esatto, perfetto. Così abbiamo un punto aggiunto. In realtà sono 30 punti. E cambia la ricreatività. Cogli i Pokémon di sorpresa lanciando una Pokéball alle loro spalle una volta. Non è difficile? Non voglio farlo. Cioè, lo posso fare con questo... Tentacool. Ok, l'ho fatto. Quindi adesso mi conta per i punti Mirtillo. E abbiamo 100 punti. Perfetto, esattamente quello che volevo raggiungere. Perché, ripeto, non so se sono 50 o 100 punti per andare ad affrontare un Super 4. Adesso posso andare da Pyros. Siamo già arrivati. Non è per niente lontana. Vediamo se... Fairoar. Ok, perfetto. Vediamo se abbiamo abbastanza punti per cominciare. Eccola qua. La prova dei Super 4 di Pyros. I seguaci di Pyros, il Super 4 della Piazza della Savana, ti danno il benvenuto. Ti chiami Tonks, giusto? Sei qui per scalare i ranghi della Lega Mirtillo, immagino. Puoi partecipare per 50 PM, ce li ho, quindi vai. Ricevuti, grazie mille. Pyros, c'è un ordine per te. Ciao, Yuki Hirasoma. Pronti? Ah, ma sei tu. Ci siamo visti in mensa. Il famoso Tonks, dico bene? Il mio entusiasmo sta cuocendo a fiamma alta. Però non stiamocene qua. Dai, vieni con me. Pyros, Pokémon fuoco, ha senso? Ha un Magmortar. Aspettavo giusto qualcuno abbastanza coraggioso da sfidare le mie fiamme. Devi sapere il fatto tuo se ti lasciano affrontare subito noi Super 4. Non mi stupisce che Riben e Aris siano così interessati a te. A dire il vero, ora pure io ho una certa curiosità nei tuoi confronti. In ogni caso, questa prova non sarà mica una passeggiata, eh? Nella mia prova del Super 4 dovrai preparare un panino piccantissimo! Devi fare un panino così piccante da far piangere persino uno come me. Credi sia facile? Invece no, perché non potrai usare gli ingredienti che hai già con te. Per ottenere gli ingredienti, dovrai contrattare con i membri del Club Lega qui attorno. Quando pensi di avere tutto quello che ti serve, torna da me. Voglio vederti preparare il panino con i miei occhi. La scelta degli ingredienti giusti è il segreto principale dietro la buona cucina, ricordatelo. Allora, Tonks, sei pronto per la prova dei Super 4? Sì, vai. Ordine ricevuto, dammi 3 minuti e preparo tutto. Ha molto senso, vero, che il Super 4 cuoco abbia una prova per fare un panino. Per prima cosa, devi contrattare con i membri del Club Lega per ottenere gli ingredienti. L'obiettivo è preparare un panino piccantissimo. Sai cosa ci va dentro, vero? Quando hai abbastanza ingredienti per iniziare, chiamami. Bene, e ora via! Prova Super 4, prepara un panino piccantissimo! Fortunatamente per noi, io adoro il piccante, quindi gnammi gnammi. Allora, tu sei la più vicina? Insalata di patate. Non ha molto senso l'insalata di patate in un panino piccante. Peperoncino jalapeño, assolutamente sì. Tizio? Gioco? Ah, si stava girando. Sono io ad avere il piccantissimo jalapeño. E in più, la mia squadra è davvero fortissima. Ah, possiamo anche comprarlo per 50 PM, però ti batterò. Lo dico, non so quanto dureranno queste battaglie, perché voglio appunto affrontare anche Pyros. Quindi, mi sa che taglierò... Sotè? Oh, mamma mia, mi sa che ho capito il tema dei seguaci del Super 4. Comunque, ovviamente, lotta in doppio. Vi mostrerò solamente quali sono i Pokémon... In maniera molto rapida, perché mi conviene sbrigarmi, no? Interviene il Tonks del futuro con un riassunto rapido. Allora, Torkoal ha Geoforza, quindi attenzione, ha una mossa terra. Ha un Magmar. Alla fine però questo allenatore non è niente di che, quindi easy. Ha pure un Vileplume, non so perché, ce lo ha. E abbiamo sconfitto Sotè. Mi dispiace accorciare così le battaglie. Però sono
Devo raccogliere strumenti 10 volte, a quanto pare. Bene. Sono più concentrato sul battery Super 4. Dammi dello jalapeno, grazie. Perché sicuramente serve. E fortunatamente ci cura visto il geoforza di prima. Ok. Vediamo, abbiamo altri studenti da qualche parte. Ah, è... ok, c'è una zona che delimita tutto quanto. Allora, scambio con sorriso, marmellata e senape, jalapeño. Ok, perfetto, vai. Cosa vuoi tu? Oh, prosciutto crudo e olio d'oliva. È una trading quest, non ce l'abbiamo. Quindi, un attimo. Vediamo un secondo. Parliamo un po' con tutti. Se mi batti, ok, quindi vuol dire che l'insalata di patate servirà per prendere qualcosa da qualcun altro. Perfetto, avevo ragione? Sì, lei si chiama Julienne, quindi tutti quanti hanno nomi di cose di cucina. Oh, che bellezze. Ha Electros, che è immune a mosse terra, quindi terremoto di Camerapt. Inoltre Camerapt è terra, quindi può usare scarica. Non importa se uso virate, sconfiggo Camerapt però. Lo sapevo! E ovviamente mi critta e mi paralizza! Ho vento in coda apposta però. Mi ero dimenticato, è vero, abbiamo energia eolica. E adesso Hyperion è più veloce. Boom! Ecco perché ho scelto questa combo. Anche se ora Hyperion va a KO perché ho sbagliato. L'insalata di patate mi parla. Stai bene? Tutto a posto? Che tipo di patate sono quelle? La mia insalata di patate vuole partire all'avventura con te. Ripeto, stai bene? E mi... ok, perfetto, mi cura anche la squadra. Dovrei parlare in realtà con tutti, non solo con tizi a caso. Quindi tu cosa vorresti? Vuoi per caso l'insalata di patate? Uova bollite? Ok, quindi non ce l'abbiamo ancora. Tu invece... cosa vuoi? La senape la voglio, perché la senape ci serve, perché è piccante. Aceto? Non abbiamo aceto? Vediamo un po'. Voi due invece? Salsa piccante! Cetrioli verdi e lunghi, non ne abbiamo. Ok. Tu invece? Vuoi i miei 3 ingredienti? Che si ottiene mischiando uova, olio e aceto? Non l'insalata di patate, quindi mi sa che dobbiamo dargli un oggetto che non abbiamo ancora. Qua abbiamo altri due, ok. Maio... ah, sì! Maionese! Intanto lottiamo, perché la maionese si fa con uova, olio e ci va anche l'aceto. Ero sicuro che fossero solo uova, olio e un pizzico di sale. Ah, blanche, che sarebbe bollire leggermente, giusto? Doppio Pyroar! E abbiamo sconfitto Blanche. Quindi, con la maionese possiamo riparlare con il tizio dei 3 ingredienti. E se ci dà in effetti 3 ingredienti, mi sa che sto a posto. Dammi la maionese, grazie. Ovviamente tutti voi già sapete che la maionese non è la salsa migliore. Dite insieme a me qual è la salsa migliore. Al mio 3, 1, 2. Ovviamente sono gusti personali, però nel mio caso è la teriyaki, però glassa. Ho 3 ingredienti? Ok, sì. Maionese. Come ricompensa ecco gli altri ingredienti. Te li regalo tutti e 3 insieme. Uova, olio e aceto. Ok, perfetto. Tu cercavi cetrioli. Tu cercavi l'aceto, giusto? Quindi... ah no, cercavi le uova. Quindi sì, scambio. Chorizo. Perfetto, il chorizo è una salsiccia piccante circa, quindi. Marmellata e senape. Tu volevi aceto allora? Sì, vorrei la senape, perché la senape appunto è piccante, quindi, ok. Tu volevi il prosciutto crudo... mi serve la marmellata, a quanto pare? No, no, la senape va più che bene, no? Mi sa che non ho parlato con lui. Dammi quel piatto e ti do 3 ingredienti. Quello lì con le patate. Ok, ce l'abbiamo, quindi l'insalata di patate serve per questo tizio. 3 ingredienti, cipolla, cetriolo e prosciutto crudo. Perfetto, mi sa che siamo a buon punto. Tu volevi il cetriolo, quindi voglio la salsa piccante, ovviamente. Ehi, tu, sì, tu, sei dei cetrioli? Sì, ce li ho, salsa piccante, grazie. Ah, li hai anche tagliati a fettine? Facciamo questo scambio, please, please. Please, perché siamo a Unima e quindi tecnicamente è inglese. Tu cercavi il prosciutto crudo per altri jalapeño? Prosciutto crudo e olio d'oliva, ce l'ho?
Sì, ce l'ho l'olio d'oliva. Ok, perfetto. Quindi jalapeno. E mi sa che abbiamo tutto, no? Ingredienti, grazie. Perché... oh, gioco. Ok, abbiamo due jalapeno, maionese, salsa piccante, senape, cipolla, chorizo. È possibile prendere altro? La marmellata non serve. Tu mi hai già dato tutto? Mi sa che abbiamo allora già fatto. Se non trovo altri studenti. Dato che abbiamo già fatto, controlliamo se va tutto bene. Hai finito di raccogliere gli ingredienti? Sì. Voglio preparare il panino piccantissimo? Ovviamente sì. La tua determinazione brucia a fuoco vivo. Non vedo l'ora di sentire quanto sarà piccante. Panino time. Voglio due jalapeni, chorizo, cipolla per sfizio. Avanti. Senape, salsa piccante e giusto un ticco di maionese. E lo stecchino infuocato, ovviamente. Tipo, ho fatto una volta in tutto il let's play un panino. Quindi vediamo un po' se riesco a fare qualcosa. Chorizo, ovviamente. Ah, perché sono tecnicamente tre salsicciotti. Ok, perfetto. Quindi uno, dos, tres, perché paldea, ovviamente. L'alapeño serve tipo tanto. E dobbiamo fare bene il panino, altrimenti sono dolori. Che bello quando si fa una cosa in single player. Già, comunque, sì, perché ho fatto panini in multiplayer. No, comunque, eccoci qua. Panino. Non... ok, chiuso alla perfezione. Fine. Ok, è pronto. Stavo un attimo scivolando. Il chorizo è all'interno della parte bassa del panino. Ma ha solo Magmortar! Panino speciale di Tonks. Super piccante! Questo panino va oltre la piccantezza. Fa proprio male. Sento le fiamme divampare dentro di me. È così piccante che farebbe impazzire anche la divinità della piccantezza. Che si chiama? Quindi la prova del Super 4, cioè la preparazione del panino piccantissimo, è... superata alla grandissima. Un successo a fuoco vivo. Prova Super 4. Completata. Dai, che torniamo in piazza. Mi brucia ancora un po' la lingua. Che bello. Ok, la prova l'abbiamo fatta. Ora tocca la lotta con il Super 4. Hai preparato tutto il necessario? No, dammi un secondo che ricontrollo un attimo il team. Ok, non c'è problema, ti capisco. Allora, sicuramente... Argo ci serve per usare subito Virata. Wisteria ci serve. Sono abbastanza sicuro che Pyros utilizzi il sole. Hyperion che cosa ha come abilità? Perché se ha... dov'è? Dov'è l'abilità di Hyperion? Fuoco ardore, ok. Quindi possiamo switchare per sicurezza. Poi abbiamo anche Thermal Exchange, insomma, su Fragarak. Quindi sto a posto. Paimon entrerà dopo Argo per usare Invertivolt. Però prima devo usare Vento in Coda. E Nicola è completamente inutile qui. Lottiamo. Sì, sono pronto. Pronti, è tempo di alzare la fiamma a fuoco alto. Bene, Tonks. Tu hai una specie di conto in sospeso con Riben, giusto? E sembra che anche Aris stia tramando qualcosa. Ah, questa faccenda è una gran rottura. Se uno ha qualcosa da dire, lo deve dire subito. E io non sono certo il tipo da star lì a rimuginare su tutti i dettagli. Se voglio lottare lotto, non trovi che sia più semplice, così? Sono Pyros, il Super 4 di tipo fuoco del settore Savana. Ti costringerò a servirmi la vittoria su un piatto d'argento.
Bene, diamo fuoco ai fornelli. Voglio dire, diamo fuoco alla lotta. Rotom mi spaventa un sacco. Subito virata su Rotom e gemmo forza su Talonflame. Se Talonflame mette vento in coda, siamo un po' nei guai. Quindi, giorno di sole. Ok, immaginavo usasse il sole, ripeto. Quindi virata diventa meno potente, ma non importa, ok? Non importa seriamente a nulla. Ah, con mosse del genere rischi di spegnermi i fornelli. C'è anche il Bitorzo Lelmo! Allora, probabilmente ha usato... Non lo so che cosa ha usato. Mando Paimon per fare la mia strategia, però vuol dire che devo resistere e non mandare in campo Argo finché non se ne va via il sole, perché altrimenti è inutile, quindi... Fulmine! Siamo difensori speciali, no? Non ti azzardare a paralizzarmi, ok, perfetto. Vai così con Gemmo Forza. Bene. Hai... Hai il Focal Nastro? Beh, almeno ora non c'è più. Ah, è per mettere sempre il giorno di sole, ok, perfetto. Allora... vento in coda? Beh, no. Userà fulmine, giusto? Invertivolt su Talonflame. Gemmo forza su Rotom. Oh, ci ha trollati un bel po'. Perché adesso ha perso il tipo volante. Wow, ok. Vai con Invertivolt. Almeno il danno glielo faccio, giusto un po'. Potrebbe riutilizzare Trespolo al prossimo turno. Se mando in campo Fragarak... No, però non conviene. Non adesso, almeno. Userà fulmine o qualche altro... non importa adesso, ok? Mandiamo Hyperion. Se usa una mossa fuoco, riesco a difendermi, quindi vai così. Hyperion, bravo. Fuoco fatuo. Ha! Baby! Allora, vai con Gemmo Forza. Perché il tipo elettro mi dà problemi, in effetti, adesso. La parte elettrica di Rotom, intendo. Non ho neanche visto quanti Pokémon ha. Mi sa che ne ha 6. Camerapt, oh boy. Camerapt è un bel problema. Vediamo, potrei usare sto pensando per... Allora, non può usare Trispolo, perché sono sicuro che usi Terremoto adesso. Quindi Camerapt è lento, vero? Sì, ok. Doppio focus. Gemmo forza su Camerapt. Perdo due Pokémon così però, se sbaglio. Ah, proviamoci lo stesso. Trispolo, ok. Se uso terremoto si butta giù da solo. Quindi Talonflame per adesso non è un problema. Vediamo un po'. Gemmo forza, quanto danno faccio? Pochissimo! Ok, ok. Non ha usato terremoto, ha usato geoforza su qualcuno e ci ha fatto molto male, perché... Immagino. Esatto, esatto. Quindi Glimmora addio. Non è un problema, va bene così. In effetti non ha senso terremoto su Camera. Camera è un attaccante speciale, quindi ok. Argo, sì. Abbiamo pugno jet. Mi spiace, ciccio. Abbiamo pugno jet. Quello che vuoi fare non mi interessa. Siamo più veloci. Ok, perfetto. Ah no, però il pugno jet non funziona così tanto bene. Ok, psychoshock. Uso virata. Una... No, virata. Uso pugno jet e basta. Dai, tanto ce la faccio, no? Pugno jet. Ok, perfetto. Non brutto colpo, vero? Bene. Era solamente per essere sicuro di non... abusare della mia fortuna, insomma. Psychoshock non può mancare, ciccio. Ok. Bam. Camerapt va giù. Gli ho buttato giù 3 Pokémon per adesso, vero? Sì. E il sole dovrebbe andarsene. Spero vivamente che se ne vada. Magmortar. Questo potrebbe essere un problema. E Exeggio di Alola normale? Avete capito, vero? Devo cambiare normalmente e mandare subito Fragarak, mi sa. Perché ha clorofilla quel coso! Sono sicuro che ha clorofilla, per quello l'ha mandato in campo, per questo ce l'ha. Ok, Fragarak, vai tu. Magmortar usa fulmine, più veloce di noi. Non è molto efficace, fortunatamente. Non mi paralizzare, ok, brutto colpo addirittura. Lancia fiamme, siamo sotto al sole. Perfetto. Corazza cannone non serviva qui, quindi sto a posto. Magmortar è sicuramente il suo Pokémon più forte, vero? Luce solare normale, perfetto, ok. Mi sa che è questo il suo Pokémon più forte. Blaziken! Psychoshock e...
userà una mossa lotta? Posso provare a mandare in campo Paimon? Spero che riesca a fare qualcosa. Paimon! Vai! E se ci riesci, metti vento in coda. Ora sulla fiamma per Terra cristallizzazione. Vai, Blaziken! Falli flambè! Da notare che io non l'ho usata apposta. Giorno di sole è un problema adesso. Foca il colpo. Evito l'attacco. Blaziken è attaccante speciale. Non importa, non sarà molto efficace. Cioè, non è super efficace. Oh no. Oh no. E non posso usare vento in coda. Devo provare a colpirlo il più possibile. Ti prego, ok, l'ho colpito con Etere Lama, l'ho fatto apposta, l'ho fatto apposta. Onda calda. Fuoco ardore, perfetto. Paimon resiste fortunatamente per noi. Energia eolica, grazie mille. Psycho Shock. E Blaziken va giù. Neanche devo usare Argo, mi sa, a questo punto, eh. Onda calda può essere un problema per Paimon, ma... come fa Magmortar a essere così veloce, poi? È normalmente così veloce? Ho sbagliato qualcosa io? Se resto in campo e uso Psycho Shock, tanto con onda calda non mi fa niente. Addirittura stab non molto efficace. Corazza Cannone mi sa che fa più danno, quindi e Varo di Inverti, anzi di Fulmine fa più danno. Ok, basta, onda calda. Non importa a quanto pare, vai. Grazie mille comunque per energia eolica. Mi ero completamente dimenticato che onda calda funzionasse su Kilowattrel. Però, ripeto, grazie. Prego, Hyperion. Ok, devo ammetterlo. Erin è 100 volte più forte di Pyros. È 100 volte più forte di Pyros. Avrei voluto vincere, ma mi è servito una sconfitta amara. Grande, hai cotto questa lotta a fuoco altissimo. Sei troppo bravo, Tongs. Sai, le lotte e la cucina mi piacciono perché sono facili da capire. Quando lotti, vinci o perdi? E il piatto che cucini può essere piccante oppure no? Ci sono altri fattori, Pyros. Semplicissimo, vero? Però adesso nel Club Lega non si sta tanto bene. C'è qualcosa che non va. È tutto così complicato. Come possiamo fare che torni a essere il Club Allegro di prima? Scusa, ho abbassato troppo la fiamma. Comunque sei davvero forte, Tongs. Ti va a ricucinare qualcosa? Mi è venuta voglia di esibirmi in uno dei miei piatti forti. Voglio regalarti una delle mie ricette più preziose. Ta-da! Rabbia bruciante? Cosa è rabbia bruciante? Impeto di chi è pronto a tutto. Se usata al turno precedente e non è andata a segno, la potenza raddoppia. Io non sono molto bravo a regolare la temperatura, se non in cucina. Quindi pensaci tu a scaldare i cuori della Lega Mirtillo, Tongs. E adesso piove! Io ho futuro campione. E così hai battuto il primo Super 4. Un inizio promettente, bravo. Pyros non è certo una schiappa, sai. È solo un tipo molto semplice. Ma questo può anche essere un suo pregio. Mi ricordo quando mangiavamo roba cucinata da lui, dopo le attività del club. Ah, che bei tempi. Ma sai, anche lui ha le sue preoccupazioni. Qualcosa mi dice che uno come te riuscirà a rimescolare un bel po' le carte in tavola del Club Lega. Comunque, ci si vede in giro. Ah, e buona fortuna con gli altri tre Super 4. M-
mi sa che ci siamo dilungati giusto un po' troppo. Quindi, nella prossima parte di Pokémon Scarlatto, mi sa che affronteremo proprio colei che temo di più, per adesso almeno. Per adesso specifichiamo. Ossia Erin. See you next time, baby.